Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a continuare ragazzi l'impresa mastodontica che abbiamo fatto nel nostro fantastico bunker. Video che è piaciuto tantissimo e sono molto contento, vero? Certo, ci sono sempre io come al solito perché ormai è tradizione che quando inizio a fare una serie ci rimango per tutto il giorno. Benissimo, ok, speriamo che non ci rimanghino troppo anche i nostri giocatori, o perlomeno, anzi no, il contrario, dobbiamo rimanere più tempo possibile, intanto è passato un cazzo di UFO. Comunque ragazzi, innanzitutto vi voglio invitare a tutti coloro che stanno guardando questo video a vedere ovviamente il video precedente, così riuscite un po' a capire com'è andata la storia. E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace perché così mandiamo sull'algoritmo di YouTube, che ultimamente vedo che sta facendo un po' i capricci, ok? Che mi manda su in ricerca dei video che non piacciono molto, o perché forse, non lo so, YouTube è stronzo, ok? Ma forse non dovevo dirlo. Vabbè, comunque ragazzi, siamo pronti, continuiamo la nostra fantastica avventura nel nostro bunker. Intanto passa la famosa balena volante. E prima è passato anche un cazzo di UFO, ce l'hai visto? L'ho visto, sì. Non so perché ho detto cazzo di UFO. Perché ti chiedi che c'è un trombone per terra rotto dietro una macchina per mezzo alla strada, no? E allora dimmi perché c'è sta un coso qui, una cosa dell'elettrica mozzicata. Cerca. Perché è distrutta, non è mozzicata. È mozzicata! Perché c'è un carro armato vicino a casa? Allora? Ma non è un carro armato. C'è un carro armato. Vabbè, non perdiamo tempo, qui c'è una coppa. Non perdiamo troppo tempo, ragazzi. Ah, sono le ricompense. Le ricompense, fighe. Ok, ragazzi, vi auguro una buona visione. Andiamo con la seconda parte del video. Speriamo di finirla. Oh, no, speriamo di no. Speriamo di non morire. Vai! Giorno 20, ragazzi. Aspetta. Qui siamo solo in due? No, cos'è sta cosa? Aspetta. Allora, uno mi ricordo che era morto. No. Timmy, mi pare. Mary Jane se n'è andata via. E Timmy Espedizione. E Timmy Espedizione con la mappa. Adesso mi serve un mezzo infarto. Okay. Attenzione alla corrente. Allora, la ventola sta girando ancora. Abbiamo parecchie risorse acquatiche. E abbiamo anche ancora della zuppa. Quella zuppa schifosa è ancora al centro. Allora, una bottiglia vuota per terra e un boccione d'acqua. Ok, vediamo che cavolo. Che è molto utile. Vediamo cosa è successo. Lo sconosciuto era piuttosto amareggiato, ma non erano affari nostri. Se c'è il momento giusto per essere amareggiati, questo è proprio la fine del mondo. C'ha ragione. Ted sembra avere un piede nella fossa, deve ancora bere. Dolores non sopravviva ancora a lungo. E Mary Jane, difatti, se n'è andata. Perfetto, andiamo avanti. Perché l'acqua voleva, ma nessuno gli ha dato. Esatto, andata. E ci ha detto, adesso, ragazzi, ve ne pentirete amaramente. Direi, ragazzo, di dare l'acqua. Direi che è ora di farli bere e mangiare, perché non vorrei che si incazzasse anche la moglie. Già la vedo abbastanza irritata. Oddio, non ha cambiato espressione dall'inizio, dal primo giorno del bunker. Quindi io penso che, secondo me, è morta. Poi, o è morta, o è un paralisi facciale come Timmy. O è un manichino, non è funzionante comunque. Vabbè. Allora, oggi abbiamo avuto visite. Ci offrono delle cose in cambio di altre cose che non abbiamo, perché la radio... Alla coppa tua sei un pirla, non l'hai presa. Certo. Okay. E la torcia l'ha rotta Mary Jane quando è andata in spedizione. Cioè, sta stronza l'ha rotta e se n'è andata. E non ha manco trovato la radio che serviva. Vabbè, ragazzi, continuiamo, vai, vediamo che succederà. Che ci dice? Attendi ulteriori istruzioni e poi ottieni una radio, ma non ci abbiamo. Magari Timmy la troverà. Se, vabbè. Speraci. Vediamo un po', ragazzi. Intanto andiamo al giorno 21. Che cosa succederà al giorno 21? La barba del papà. Mi pare che Ted ha messo un po' peggio. È sempre più incolta. È come l'erba del vicino. Il fucile è ancora rotto, cazzo. E qui ci abbiamo tutto come prima. Nulla è invariato. Non abbiamo preso nulla, ma è stato difficile rifiutare per via di quel dannato entusiasmo. Lei ci è rimasta male e ha provato a venderci i progetti di qualche strana arma. Ma abbiamo rifiutato. Non è che abbiamo rifiutato, non potevamo. C'è poco da fare. Razioniamo le provviste. No, non si beve, non si e mangia. Non si mangia. Fin tanto che cibo e acqua non ci mancano, possiamo rimanere qui, ma non per sempre. Certo, la nostra speranza è che ci siano dei soldati coraggiosi che ci aiutino, ma non abbiamo la radio. Non possiamo contattarli. Allora, io penso che saremo spacciati. Abbastanza. Giorno 22, ragazzi. Oggi andiamo un po' più spediti. Vediamo che succede. Attenzione.
la barba è sempre più incolta. Cazzo, però perché la barba il vestito è un po' peggio adesso. Potrebbe fa... Sì, è più sporco, si è sporcato di zuppa, lo vedi? Pure quello della mamma, mi sembra che era bianco all'inizio. No, non era bianco, non era così. Più. Avanti, qui continuano a contare i giorni, eh? Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza, dobbiamo usare la radio. Allora, senti, chi sta scrivendo questo libro è un deficiente. Abbastanza. Perché sono già quattro volte che lo dice, ho capito, la radio non c'è. Non c'è, non possiamo fare nulla, non cagarci le palline. Andiamo avanti. Niente provviste. Niente provviste. Oh, abbiamo trovato una lettera anonima nella quale si chiede il nostro aiuto. Un panino con la bandiera. Boh. A quanto pare, alcuni dorbistudi hanno grande necessità di provviste e noi potremo dar loro una mano. Se lo faremo, potremo fare felici tante persone. Che facciamo? Gli diamo la nostra zuppa? E che non ce ne pentiremo, eh? Allora, io direi... posso dare anche qualcosa in cambio. Allora, a me mi sembra una velata minaccia. Quante zuppe abbiamo? 3,25 barattoli. Che vuol dire? Vabbè. Cioè, da 3,25 tipo litri, qualcosa del ma genere. Ma sì, diamogli, dai. Ce l'abbiamo. Secondo me ci basta. Perché... Io penso che sia una bella minaccia quello che ci hanno fatto. Abbastanza. Per cui bisogna dargli, dai. Diamogli. Un barattolo sano? Sì. Madonna. Vabbè, vai. Speriamo di non pentirci, ragazzi. Giorno 23. Stiamo andando molto in profondità, eh? Allora, tutto è invariato. Oddio, attenzione, i capelli della mamma. Oh. Sono cambiati, ragazzi. Allora, cominciamo ad essere incolti. Non oso pensare alle mutande del papà. Vabbè. Gli autori del messaggio si sono rilevati essere gemelli, fratello e sorella. Ci hanno salutato cortesemente e ci hanno portato in una piccola tenda dove hanno iniziato a distribuire le provviste che avevamo portato a un gruppetto di sopravvissuti. Erano persone di tutte le età, anziani, bambini, e c'era anche un mimo. Perché il mimo è un'età? Non capisco questa distinzione. Comunque, vabbè, i gemelli ci hanno stretto la mano sancendo così l'inizio di una nuova amicizia e hanno promesso di ricontattarci. Abbiamo fatto una cosa buona. In forse. Questo mondo di merda, noi abbiamo fatto una cosa buona, forse, speriamo. Mentre abbiamo anche derubato l'ospizio. Vabbè, quello conta poco, abbiamo affamato anche nostra figlia, però l'importante è che la gente ci vuole ricompensare in qualche modo. Hanno seta, non ce ne frega niente, va avanti. Allora, ci ha fatto visita un commerciante dell'aspetto trasandato, non cominciare a dir no. C'è un essere... Ho capito. La zuppa non l'abbiamo, se noi la diamo, poi dopo noi non mangiamo più. Lo so, però non possiamo continuare a tenerci le nostre risorsine dentro un piccolo bunker e tenercele per noi. Allora, ci ha proposto un'offerta semplice. In cambio di un barattolo solo, un barattolo di zuppa, riceveremo la borsa che c'ha lui con tutto ciò che contiene. Certo, il commerciante non ci fa vedere che c'è dentro la borsa misteriosa. Io, secondo me, dentro la borsa misteriosa, lo sai che c'è? La radio. No, non c'è. secondo me non c'è. Io glielo voglio dare. Ragazzi, ma poi moriamo, scoppiamo. Allora, facciamo un voto. Chi vuole che dà la borsa? Io voto sì. Io comando, io sono capo del bunker e tu sei la mamma. Quindi non me ne frega niente. Decido io. Sono Timmy. Non è. È tornato Timmy! Mi sembra che è tornato Timmy. Ecco. Allora. Un gatto. Allora, aspetta. Un gatto dove? Sopra i capelli di Timmy? Guarda un po' che c'è lì. Timmy ha portato la radio! Io Timmy non lo so se la radio... Il fucile riparato, la maschera antigas. No, se è stato Timmy, Timmy è un campione mondiale. Allora, aspetta un attimo. Non ha portato Fibbo. Io innanzitutto vedo due gatti. E uno qui, uno sopra la capoccia di Timmy. Vabbè, comunque, vediamo che è successo. Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa ha iniziato a scuotere in modo violento. Quando finalmente la bestia si è liberata, è saltato un gatto domestico arrabbiato dentro la borsa? C'è scritto Sharikov. Sarà il nome del gatto? Probabilmente sì. Secondo me abbiamo fatto un bel affare. O dici? Forse no, non lo so. Beh, il gatto comunque te lo mangi. Cioè, mal che vada. Ah, sì. Beh, senso. Oh, il governo sta effettuando dei lanci di provviste. Le caste erano segnate con dei fumogeni, li abbiamo trovati. Ciononostante, una buona parte già stata saccheggiata. Qualcuno ci è arrivato prima. Alcune casse erano piene di roba strana. Una cassa piena di paperelle di gomma? Molto strano. C'era anche dell'acqua, però.
Le polverelle di gomma, secondo me c'è dentro qualcosa radioattive. Ci ha portato due bottiglie d'acqua, una maschera antigas. No, vedi, non è che ce l'ha portato Timmy. Abbiamo scoperchiato una delle casse. Dentro c'erano quantità di formaggi puzzolenti. Eh sì, ma era lui, è dalla spedizione sua. Ok, la maschera antigas. Abbiamo scoperto che mangiare con una maschera in faccia non è pratico, giustamente. Beh, ha senso. E abbiamo deciso di lasciare perdere i formaggi. Però potevano anche prendere un formaggino solo, Ovviamente. C'era uno scontro a fuoco e ne abbiamo approfittato per rubare un fucile. Ma ragazzi, questo qui è un grande. Questo è fortissimo. I nostri vicini di rifugio ci hanno regalato una radio. Così? Che cazzo? Ma perché? Perché abbiamo dato la roba? Vedi, abbiamo fatto bene? Che abbiamo dato ai vicini? Non lo so. Non abbiamo detto niente ai vicini. Vabbè, tu zitto. Se ce lo chiedono, noi gli abbiamo dato del cibo. Sì, ma mo c'è un problema. Ok. Che mo noi il cibo non ce l'abbiamo più. Ci abbiamo ancora qualcosa, vedi? Non sembrerebbe che qualcuno già sta lavorando sul veicolo della strada. Chi sarà il proprietario? Il veicolo, sì, a quest'ora leggo male. In futuro potremmo dare un'occhiata più vicino, ok? Potrebbe essere la nostra opportunità per andarcene. Andarcene dove? La nostra vita è il bunker. Vabbè, nessuno mangia. No, Timmy sì, perché sennò Timmy ci va via, secondo me. Vabbè, a parte che il giorno potrebbe pure aspettare, anche perché cibo non ce l'abbiamo. Facciamolo bere. No, non c'ha sete lui. Sti cazzi, bevono tutti. Non ha sete, non mi far bere, aspetta. Beh, loro sì, facciamoli no, bere. No, falli bere ogni... Oh, guarda, guarda mo, il padre Scavoccia ammazza tutti. Allora, io manderei via qualcuno comunque, inizia a fare la spedizione, tanto domani, perché se no c'è mo' il cibo. Qualcuno partirà. Sfamare. Abbiamo una radio funzionante. Utilizziamola. Utilizziamola, sì! Vediamo un po' che succederà. Giorno 25. Comunque, ragazzi, stiamo andando molto forte, Charikov è molto il tranquillo. Gatto ha preso un po' troppa confidenza, ragazzi, Ha cambiato posto, dalla libreria si è messo qui sopra alla scacchiera. Però, allora, niente, non siamo riusciti a sentire niente. Bello. C'erano delle irritanti interferenze, vabbè. Ted ha un piede nella fossa, vabbè, ma queste cose come possiamo cambiarle? E acqua e cibo a tutti oggi. Ok, il giorno 25, esatto. Giustamente. Acqua e anche il cibo? Sì, sì. Ma poi mangiamo il gatto. Sì, mangeremo il gatto. Vabbè. Allora, che cosa ci portiamo? Facciamo uscire il papà. Ok. Che ci porta? È la maschera, sì. La maschera. La mappa, perché ci sono... No, perché ci sono... Io non mi fido a mandare a dire con la mappa. Perché? Perché se perde la mappa poi è un casino irreparabile. Però prima abbiamo letto che ci sono dei punti segnati. Non dobbiamo andare a prendere. Ma sai che l'esercito ti può chiedere la mappa, l'ascia e noi non abbiamo neanche l'ascia. Quindi secondo me mandarlo con la mappa e buttare pure quella in casino. Mandiamo con la maschera che non ci muore sicuro. Vabbè, me voglio almeno. Fidare. Cos'è questo? Non lo so. Giorno 25. Oh cazzo. È l'immagine di un carro armato. Sì. È quello che c'era all'inizio. Sembra proprio di sì. Vabbè. Allora. Ok, andiamo avanti. Vai. Esce con la maschera, speriamo bene. Speriamo che torna, perché senza il papà siamo del gatto, ragazzi. Ecco, oddio, che succede? Ma no. La torcia? Ah, è ancora rotta, ok, mi sembrava è riparata. Rotta, sì, è rotta. Ma il gatto sta guardando i capelli di Tim un po' troppo male. Non vorrei che... Cos'è questo? Che cos'è, una mucca? Un mucco elefante, cos'è? Vabbè. La zuppa qua, il fucile... Ok, abbiamo tutto, vediamo che succede. Ted è uscito, lo sappiamo. Equipaggiamento con la maschera, va bene. Nessuno ha fame, nessuno no, ha sete. Timmy ha fame solo perché è andato in spedizione. Allora, facciamolo mangiare un po', dai. Tanto ormai il cibo è finito, ragazzi. Siamo nella merda più assurda. Abbiamo deciso di giocare a qualcosa, giusto per divertirci un po'. Il primo gioco consisteva nello scegliere quale gioco giocare, che tristezza. Ah, bello. Ci ha impegnati tutta la giornata. Vabbè, meglio così, almeno hanno fatto qualcosa. Che divertimento. Bene, giorno 27, dal mio obiettivo, ragazzi, è arrivare fino a 30. Timmy si è ripreso, che bello. Si è ripreso, sì. E sta guardando il gatto con una faccia abbastanza strana. Tra l'altro non vede una beata minchiola, perché c'ha i capelli davanti. Forse una tagliatina toccherebbe taglieli. Mi ancora si può dare. Fame, oh. È poraccio, ha fame, sì. Allora, abbiamo deciso di reinterpretare alcune scene dei film preferiti. Vabbè, Humphrey Bogart. Bene. Niente, le provviste, niente. Oh, Charikov è ancora un nuovo membro della nostra piccola famiglia.
dobbiamo tenerlo sotto controllo. Abbiamo notato un'altra cosa oggi, perché l'altro giorno no, ci sia un indirizzo scritto. Io farei una veloce spedizione per vedere cosa c'è lì. Sì, andiamo, andiamo. Magari ci porto da qualche parte. Molto bene. Giorno 28, ragazzi, attenzione, il giorno 30 si avvicina. Il gatto non c'è più. Beh, il gatto, secondo me, non c'è più. È un brutto casino, come mai non c'è più? Abbiamo portato... Cos'è questo? Ah, Super Papà! Il nostro nuovo amico peloso a fare una passeggiata nella landa. Ci siamo battuti in una coppia di gentiluomini. Con un trench, cappelli di feltro e chiare da sole. È proprio la figura piena del gentiluomo. Esatto. Hanno stretto i denti quando hanno visto il gatto, perché lo cercavano. A quanto pare appartiene alla loro nonna, che li vuole molto bene. Io non ci credo. Secondo me se lo sono magnato. Può essere. Non c'erano più cibo come noi. Vabbè. Hanno preso Sharigo. Ci hanno ringraziato. Il gatto sembrava non preoccupato, quindi tutto qua. Oddio. Aspetta. Timmy ha molta fame, ma Timmy non fa bei disegni. No, Timmy non fa più niente bei disegni. Ok. Vai avanti. Sicuro, non è, eh? Non è assiderato che... Vabbè, se lo dici tu. Possiamo rimanere seduti qui in questo bunker, oppure possiamo cercare di capire che c'è in giro. Attiviamo la radio, dai. Vediamo Vai, se proviamo. Qualcuno... Magari se non la rompono. Possibilmente. Madonna, che ci vorrà sentire radio? Tanto. Madonna, rompono così? No, ok. Ah, non è rotta, perfetto. La madre... È in condizioni devastanti. È stremata. È in condizioni devastanti, ragazzi. Allora, lo sapevamo, il governo non è caduto e stanno venendo a salvarci. L'abbiamo sentito con la radio. Perfetto. Questa sete, Famolo bere un po', ma me... l'acqua vabbè, c'è. Vabbè, dai, famoli beve, no, mangia no. Porra bestia. Anche quell'altro fa bene. Dai, oh. Allora, è bloccata qua giù, io direi dargli il veleno. No. Sì. Dobbiamo dargli qualcosa da leggere. Ci abbiamo il libro dei Boy Scout. Vai, sì. Io gli davo il veleno, però. No, forse dai. Era la liberazione. Giorno 30, ragazzi. Vediamo che succederà. Ok, Timmy ha vestito un po' ridotto male. Vabbè, ma qui dentro ormai ti sporchi, non è che ti puoi lavare, su, dai. L'unico libro che abbiamo qui sotto è il manuale Scout. È sufficiente, perfetto, vai. Top. Bene. No, niente. Lui quanta fame ha. Stremato. Oh, attento, qui ci si mangiano tutto. Hanno tutti fame. Vabbè, ragazzi. Ma non hanno mangiato. E falli mangiare. Sono 5 giorni, uno ci muore secondo me. Fa mangiare la no, mamma. Perché il cibo teoricamente non dovrebbero schiettare. No, fa mangiare Timmy. Perché Timmy? Perché la madre non mangia da parecchio. La madre non interessa a nessuno. Vabbè, molto. Papà te non mi ha detto un cavolo. Infatti. Ok, non si respira. Ci sia qualcosa nell'impianto di ventilazione. Io direi dai il veleno. No, perché se l'impianto di ventilazione poi riparte, il veleno si sprigiona in tutto il bunker. Ok, che cazzo ci famo con questo? Manuale Scout serve sempre, ripara tutto. Cioè, è come quello delle giovani marmotte. Esatto. Va bene. Allora, ragazzi, giorno 31. È il gatto? C'è qualcosa che non va? È tornato il gatto! E Timmy è messo male. Timmy è raffreddato, è allergico al gatto a questo punto. No, mi comunque sa che sta malato. Ma non lo so, c'ha un colorito abbastanza orrendo. È una brutta malattia. Allora, per riparare il condotto abbiamo usato il manuale con tutte quelle indicazioni, ok. Anche prima di riuscire a dare un'occhiata, è di un gruppo di insetti, mutanti inferociti. Vaffan bene, io lo sapevo. Non ti sì, ma tanto non, secondo me non cambiava niente. Fanno poi la febbre. E abbiamo trovato Sharikov nel rifugio. Ok, nostra dispensa di baratto di zuppa, non c'è più niente. Cioè, non infatti, puoi venire qua a mangiare. Vabbè, adesso non parla, deve avere molta fame, si è ammalato, oddio mio, nonna che malattia. Cura Timmy, tanto ce l'abbiamo il medikit. Ho capito, ma c'è uno solo. Questa muore, sicuro? Quella muore, sì. Al 100%. Abbiamo sentito uno schianto forte, un urlo di sorpresa e un po' di detriti. Sharikov ha trovato un nuovo giocattolo, un pezzo di cablaggio in nuovo che ha tirato fuori dal muro. Bello! Ma perché? Vabbè, togliamo il cavo al nostro amico peloso, sì, vediamo che cavolo ha preso questo. Giorno 32, ragazzi, la vedo male, la vedo molto male. Timmy sta un po' meglio. Gli abbiamo dato il medikit, se si è curato con quello. Ho capito, ok, Gesù Cristo. Certo. Quindi, il cavo porta all'esterno. Abbiamo trovato un camion mezzo bruciato, c'erano due uomini bruciati, sorpresi, non è vero? Circondati da una schiera di lampadine che lampeggiava intermittenza. Bruciati. Ma che dicono?
ci ascoltavamo di nascosto mentre stavamo nel rifugio. Che merda, maledetti! Dio, Stoiker! La loro flebile scusa secondo cui stavano facendo un picnic sul bordo strada non ci ha convinto. Beh, che sei proprio un coglione se ci cascavi. Anche te mi sa che non si possono fare picnic qui. Vabbè, il grado di intelligenza ormai è arrivato al giorno 32. E la macchina non aveva le ruote, quindi si sarebbe stata la multa. Allora, cioè, voglio dire, a Timmy non è piaciuta la zuppa. Ho capito. Ah, non gli è mai piaciuta, però a questo punto vuole solo quella. Beh. È sano come un pesce, va bene. Ragazzi, non si magna perché il da magnan c'è. Ecco! Oh, sono tornati i nostri amici. Ah, i gemelli. Eh sì, e volevano il medikit. Ma non ce l'abbiamo perché Timmy è un coglione e si è ammalato. Mi dispiace. No, la colpa è tua che non hai voluto usare. Non è vero, è tornato Ted. Spero che ha portato da mangiare. Ha portato delle banane? No, munizioni. Ted niente. Sta veramente nella merda, ragazzi. Sa che Ted... mi sa che abbiamo perso. Comunque, se morono tutti perché c'eravamo cibo. No, lei sta una merda. Lei muore domani, eh. Ok, con grande rammarico abbiamo dovuto rifiutare. I farmaci ci servono. No, non ce l'abbiamo non ce proprio. Ce l'abbiamo, quello. Vabbè. Però me ha riportato la maschera. Però c'è un magazzino promettente nella zona. È sopravvissuto l'esplosione... Ma il maremoto ne ha affondato la metà. Che palle. Che ci famo con le munizioni? Beh, ci abbiamo il fucile, però. Ah, crediamo che qualcuno ci abbia seguiti. Oh, merda. Dolores vuole bere. Ah, bere anche possiamo darvi a tutti. Io ti farei bere perché sennò vai qua... beve a tutti, sì, intanto ce l'abbiamo l'acqua. Raga, mangiate l'acqua, fate qualcosa. Non manda in giro nessuno. Ma come no? Famo usci Timmy. È l'unico pirla che ci porta la roba. Oh, cazzo. Sì, dai, va bene. Secondo me sì. Ci vogliamo fidare? Vai. Guarda mo, secondo me c'è becca un salciccio, sai dove? Secondo me muore il Dolores. Non è ancora morto. Ancora no. Perché non ammazziamo il gatto? Per forza, non c'è niente da mangiare. Ci hanno sbrantolato in faccia una sorta di documento di identità. E sono del governo segreto? Le cimici non servivano a spiare noi, ma il gatto? Il gatto è una spia sovietica? Che cazzo stai dicendo? Ma quelli stanno peggio di noi. Vabbè, comunque nessuno mangia, raga, perché il da mangia non c'è. E manda Timmy. Mandiamo Timmy. Maschera. No, con la mappa. Ci muore, fidati, ci muore. Fidati che non ci muore. Mi voglio fidare di Timmy. No, non ti fidare di Timmy, che è una persona pericolosa. Ma mandati con la mappa. Che stai dicendo? No, io... Io mandalo con la mappa. Lo mando con la mappa. Guarda, Sono sicuro che ci cerca e ci trova delle provviste. Sicuro. Sicuro al 100%. Vabbè, forse taglio il video, almeno non si vede. No, non lo farò. Oh, merda, raga. Che si è malata Dolores. Che malattie prendono qua sotto? Il gatto. Allora, Tim è andato là fuori, speriamo che se la cavi. Comunque, da quando c'è il gatto, stanno tutti male. Non vorrei, evidente. Dolores c'ha una malattia. Veneria, penso, perché guarda come sta. Finalmente abbiamo visto da vicino nel vicolo in fondo alla via. È un carro armato? Allora, è sprovvisto di ruote ma ha degli grilli di metallo. Ma le armi? Ok, cerchiamo qualcosa di adatto. Che lucchetto. C'entra il lucchetto? Che cazzo ci fa? Tu usa il lucchetto. A cosa serve? Può servire. Non c'ha senso. Senti, Però, giorno 36, ragazzi, abbiamo... Non so se è morta di malattia o di fame, penso sia morta di fame. Ho capito, porca miseria, in un giorno ti è ridotta in queste condizioni... Non è che se l'hai mangiata, Ted. Raga, mi dispiace. Opzione possibile. Io ci abbiamo provato, mi dispiace, ragazzi. Però dobbiamo continuare. Fino anche in perché fondo. Tanto più importante è Timmy, quindi non frega niente a nessuno. Porca miseria. Allora, abbiamo rotto la chiave del nostro lucchetto scassinando la cassaforte di un bandito. Non ho capito come, però hanno aperto questa cassaforte. C'era uno yo-yo. Che cazzo ci mette lì io nella cassaforte? Vabbè, ma è una mitragliatrice pesante, si sa mai. Va bene, l'abbiamo installata, abbiamo chiuso la cassaforte col lucchetto. Ah, ok. Così non potranno più aprirla. Per prendere gli yo-yo. Certo, poi un lucchetto pericoloso. Ovviamente sarà molto difensivo. Ovvio. Vabbè. Ok, Ted ha sete, Dolores non ce l'ha fatta. Vabbè, meglio è così. Morta, e poi gli è cascata la testa. Vabbè, uno e meno. Perché gli è cascata la testa? Vabbè, vediamo il carro armato uguale a prima. No! Ah, c'ha il mitragliatore pesante. Pazzo. Quindi potremmo usarlo per saccheggiare le persone. Esempio. Allora, che dici? Non c'è niente. Inedia, sete. Vabbè.
Oh, aspetta, la aspetta. valigia. La valigia, la valigia, la No, valigia. la valigia, raga, la voglio. La valigia può contenermi. Dovrebbe contenere qualcosa? Speriamo, ci saranno Non lo dei so. vestiti. No, forse adesso Comunque, la valigia è bastata. stamattina hanno bussato, abbiamo sentito le voci di bambine, abbiamo aperto e c'erano un paio di ragazzine scout. Cioè, ma in un mondo bombardato ci sono ancora gli scout. Certo. Io non ho parole. Comunque, un tempo vendevano i biscotti, giustamente. Ah, certo, giustamente non fa una piega. Adesso offrono della roba, anche altro. Sottolineo anche altro. Però noi prendiamo solo la valigia. Ragazze intelligenti, io non vorrei fare asserzioni strane, però io prenderei E soltanto comunque la secondo me valigia. sono sopravvissuti perché il libro dei Boy Scout serve letteralmente a tutto per riparare tutto, vivere, quindi. E Va bene, va bene. non c'era cibo nella Allora, il valigia. gatto, vedi, c'ha lo sguardo da maniaco, c'ha lo sguardo Potrebbe essere una da spia sovietica, una spia effettivamente. russa. Perché sono sempre russe le spie? Perché sono America. Ah. Gli hanno tirato la bomba! Le ragazze erano molto gentili e chi l'ha tirata, scusa? No, Penso adesso sovietici. è perché sono sempre sovietici? Beh, sì, Sai com'è, giustamente. le bombe atomiche tirano i sovietici, Vabbè, non stiamo a sindacare contro gli adesso. americani, Abbiamo perché accettato la loro offerta di queste ragazzine molto gentili. Molto saggio mantenere vivi gli affari. Siamo colpiti in tutti i sensi. Ted sembra molto debole. Comunque, andiamo avanti. Vediamo che c'è nella valigia. Che non c'è lui, niente, che la famo dice. bene. Oh, famo bene. Bello, beve, vai. Oh, è arrivata una donna con una strana creatura. Dice che è un cammello, ma ha cinque zampe. Bene. Ma che cazzo dice? Ma se gioco chi l'ha inventato? Boh. Comunque, l'animale trasporta della merce da barattare. Allora, ci offre una bottiglia in cambio di quello? No, corcazio. Quattro bottiglie? No. Due bottiglie in cambio di quello? No, e non ci abbiamo un cazzo. Esatto, cioè gli potremmo dare la dama, ma a sto punto l'acqua non ci serve, non è un problema. No, non voglio niente. Non compro niente. Arrivederci. Pure qua vengono a rompere i coglioni. Sì. Allora vai. Vabbè, voglio niente, va. Allora, il gatto ha cambiato. Il gatto è molto felice perché Abbastanza, sa sì. che Ma mangerà Ted. Quindi, già. Ah, è lui che ha mangiato Dolores. probabilmente sì. Alla fine non c'era nulla che ci interessasse. Andiamo avanti. Abbiamo ricevuto un altro comunicato dell'esercito. Ok, abbiamo chiesto a tutti quanti di lasciare i segni distintivi alla fermata dell'autobus. I segni dovranno essere delle carte che noi non ci Perché? abbiamo. Perché? Perché secondo me loro ci vogliono giocare. Passano il tempo così. Invece di lasciare un biglietto, uno lascia la Ma carta. dimmi? Dici E Timmy, ragazzi, secondo me non torna che è più. morto? Io ti ho detto di tagliare la maschera Secondo me comunque. torna. Io credo in Timmy. Vediamo che succede. Dannazione, abbiamo perso l'occasione. Non ci salveranno mai più. Però sapevano dove stavamo, scusa, eh. Allora, la radio ha cessato le trasmissioni. Possibile che tutte le stazioni hanno chiuso i battenti? Io non cambierei. Non me la sento di cambiare. No, 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 no. Se no la rompi. No, Come Madonna, cara, che se radio di rompe, merda! Ted è stupido, la rompe. Giorno 40. Dimmi dove sei. Madonna, Ci cara. serve il tuo cibo, ti prego. Ma lui se l'è magnata, secondo me, perché non No, il poteva. gatto. Il gatto, Il dice. gatto, il gatto. Allora, sicuramente hanno problemi tecnici. Sì, deve essere così. Io mi voglio fidare, ragazzi. Ok. Dagli l'acqua. A sete basta. Vabbè, allora. Non gliela Tanto ce l'avevo. Ce diamo. l'avevo, dai, tanto sto Non sfondo di c'è un due. granché, E no. eh. Di certo, uno si aspetta che una banda di persone vestite di verde si presenti alla porta, dichiarando di prendere ai ricchi per donare ai poveri. No, io direi di no, perché poi dopo entrano magari e noi comunque la radio, le cose ce l'abbiamo, quindi ce Addirittura le rubano. pagliacci ci faranno divertire un po'. No. Cioè, sto dei pagliacci alla porta di un bunker antiatomico, raga. Col No, no, cazzo. no, no. Giorno 41. Ragazzi, vi invito comunque a mettere un like e a fare un commento su questo video se vi sta piacendo La barba di Ted tutta la mutato. storia. E mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi. È importante per sapere. Se moriremo oggi, qui c'è una valigia, no? E se poi faremo anche altre avventure strepitose con giochi cagosi del genere. Vediamo Allora, che è successo. non abbiamo risposto a quegli strani richiami e abbiamo tenuto la porta serrata. Forse è meglio che quella gente non ritorni. Sembravano innocui, ma non si sa mai. Oh, però, perché Ha qui non c'ha la fame, barba, vedi? esatto. Da quando siamo calati qui sotto, nel rifugio antiatomico, non facciamo che pensare all'altra porta. Quale? Perché ci dice che c'è un'altra porta ora? Io userei il fucile. Ma perché ci dice che c'è una Tu porta usa il adesso? fucile. Pezzo di merda al giorno 41.
Bene, usiamo il fucile. Giorno 42. È tornato Timmy! Oh, te l'ho detto. Però è malato! È malato, ovviamente, però c'ha la mappa. Non ha portato cibo, non serve però niente. Però la torcia è funzionante. Ma che ci fanno? Che ne so, ce la mangiamo. Due allora, acqua, basta, acqua, ce l'abbiamo! Quando si apre una porta, si apre il fuoco. I proiettili hanno attraversato il muro e hanno colpito una tubatura dell'acqua. Che palle. Non potevamo rompere una tubatura del brodo? Della zuppa. Non lo so. Ok, Timmy è riuscito a tornare. L'esplosione atomica ha distrutto tutto il quartiere. La via è coperta di macerie, tegole e pezzi di parete. A causa dei detriti, in fondo brillava una luce ed era una torcia. Va bene. Crediamo che qualcuno ci abbia seguiti, ancora lo stanno dicendo. Secondo me qualcuno ce l'abbiamo alle spalle. Allora, provviste, sono malati, ma noi non possiamo fare nulla. Penso che abbiamo perso decisamente. Non è detto, non io è penso detto. Giorno 42, io farei uscire... Ma dove lo mandi che muore appena esce? Ho capito, dobbiamo... Ma morirà domani! Prepariamo la nostra spedizione. Perché muore domani? Lo dico io che muore domani, guarda, pure ammalato. Non ci abbiamo le medicine per i gemelli. Ragazzi, hai rotto il cazzo. Non ce l'abbiamo, non stanno ci male vedete. Pure i nostri. Stavo a morire, oddio che... mio. Ted muore oggi. Ted mu... ecco. Fine. Sono morti tutti e due. Ah no, non è morto... Timmy però. Ho capito, ma Timmy non è morto. Perché è morto Ted, probabilmente. E è solo. Non possiamo permetterci di rinunciare a una cosa così importante per noi. E se dovesse servirci presto? È vero, ne hanno bisogno. No, cioè, sta riferendosi, insomma, a quella cosa di prima, no? Che dire? Sopravvivere all'apocalisse non è mica un compito facile. Abbiamo resistito per 43 giorni. Qui c'è tutto l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto. Fantastico. Aria viziata, uno spasso, bla bla bla. Ted è morto di fame. Malissimo. Malissimo proprio. E niente, ragazzi. Il gioco è finito così. Siete morti. Allora, in realtà il gioco non è che ha tanto ragione. Nel senso che Timmy era vivo. Ma da solo è un bambino. Non può fare nulla. Cazzo, ha fatto più lui che tutto il resto. Senti, vabbè. Comunque, ragazzi, vi voglio dire una cosa. Il gioco è finito molto triste perché Timmy, purtroppo, sappiamo per fonti certe che è rimasto dentro il bunker e morirà di fame lì, di nebbia. Esatto, perché tanto verrà, non abbiamo cibo. Esatto, e verrà consumato dal gatto. Mi dispiace, ragazzi. Comunque, ve lo spoiler in anteprima, il gatto era un agente segreto. Esatto. No, non lo so, adesso tiro da caso. Va bene. Ah, io farei un altro episodio, un altro giorno a difficoltà estrema. A difficoltà con estrema. La bomba zar. Madonna, cara. Adesso, ecco, vedi, è tornata l'ambientazione pacifica e tranquilla. Eh certo, preapocalittica. Non c'è stato ancora nulla. Però c'è ancora il caramato con la machine gun. Questo è interessante, sì. Ci potrà essere d'aiuto dopo. Ma molto interessante. Eccoci qua, ragazzi, fine del video. Vi ringrazio per averlo visto tutto finora. Vi do un grandissimo abbraccio, vi invito a chi non l'ha fatto ovviamente a iscriversi al canale così da supportarci e ragazzi mettete un like e un commento sul video e in modo tale vediamo se questi video piacciono, faremo altre puntate sul gioco. Grazie alla visione, vi auguro una buona serata e un buon Fallout a tutti! Ciao ciao!